Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le nostre Camere di Commercio italiane all'estero, ricordiamo rappresentate da Assocamerestero e insieme anche a Banca Popolare di Sondrio. Oggi si continua nel percorso di esplorare, grazie sempre a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può realmente rappresentare una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del nostro Made in Italy. Oggi parliamo di Egitto, ricordiamo che l'Italia ha una storia di rapporti con l'Egitto lunga e importante. Per citare uno dei fatti più recenti, Eni, la multinazionale italiana che lavora nel campo dell'energia, è stata l'azienda scelta dal governo egiziano per l'affidamento di un giacimento di gas a largo delle sue coste. Questo giacimento, ricordiamo, è il più grande di tutto il Mediterraneo. Oggi il nostro ospite per OK Italia Parliamone, appunto per ragionare sulle opportunità per le nostre imprese in Egitto, abbiamo il presidente della Camera di Commercio italiana in Egitto, Alberto Borchiellini. Buongiorno Borchiellini. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Borchiellini, il caso Regeni Prime ed ora quello di Zaki hanno rischiato di incrinare i rapporti solidi tra Italia ed Egitto. Ricordiamo però che sono moltissimi i fattori da cui dipendono principalmente i rapporti tra i nostri due paesi. L'Italia in Egitto è da sempre molto attiva e, come abbiamo già detto in apertura, per i recenti accordi del governo egiziano con Eni, ma importante anche un altro accordo, quello fatto con Fincantieri, che prevede la vendita immediata delle due navi militari della classe FREM e altre quattro navi che sono state già commissionate alla nostra Fincantieri. L'Egitto, con oltre i suoi 100 milioni di abitanti, è anche il paese arabo più popoloso e rappresenta un importante mercato di sbocco per le esportazioni italiane. Ricordiamo che l'Egitto rappresenta per l'Italia un paese chiave per l'accesso all'area medio orientale ed africana, essendo uno dei più importanti membri dell'area del libero scambio tra i paesi africani. Però l'epidemia Covid-19 sta ovviamente avendo impatti anche sulle economie dei singoli paesi e tra questi ovviamente anche dell'Egitto. Dall'inizio dell'epidemia l'Egitto ha registrato 104.262 casi di contagio e purtroppo 6.029 decessi. Questo è un periodo poi molto delicato per l'Egitto, che ha le prese con un continuo, anche se graduale, aumento dei casi di contagio da Covid-19. Ricordiamo che dal 1 settembre 2020 le autorità egiziane, per contenere il contagio, soprattutto quello che arrivava dall'estero, hanno disposto che tutti i cittadini, sia stranieri che egiziani, intenzionati a recarsi in Egitto, devono necessariamente dotarsi del certificato di test PCR, che sarebbe il tampone negativo al Covid-19. Tampone che deve essere effettuato rigorosamente entro le 72 ore precedenti all'orario previsto di partenza del volo. Le chiedo, Borchiellini, qual è la situazione Covid-19 oggi in Egitto, ma soprattutto mi interessa sapere se si è regolarmente tutti a lavoro o se ci sono ancora delle restrizioni. Allora, cominciando con la situazione della pandemia, ovviamente gli effetti della pandemia si stanno sentendo anche in Egitto. Le misure che sono state prese dal governo egiziano, devo dire che sono state delle misure logiche, che hanno mirato prima di tutto a non bloccare l'economia del paese. Ad oggi parte del settore pubblico lavora in home working, in smart working, e parte del settore pubblico è presente nella loro postazione negli uffici. Quello che va detto è che non c'è stato un lockdown. Il paese ha avuto per un certo periodo un coprifuoco che andava dalle 11 alle 6 del mattino, dove tra l'altro non si poteva circolare, non si poteva frequentare ovviamente luoghi pubblici ed altro. Non c'è stato un blocco totale, c'è stato un ridimensionamento delle capienze dei ristoranti e dei luoghi pubblici, e devo dire che da oggi la vita ha ripreso quasi regolarmente. È abbastanza importante, ovviamente sono state prese delle misure fondamentali nell'accesso a tutti quelli che sono i luoghi pubblici, quali supermercati, ristoranti,
caffetterie ed altro, a limitare il raggruppamento di persone. Però devo dire che molto, molto probabilmente e fortunatamente il fattore climatico e, devo dire, molto probabilmente la resistenza e l'immunità della popolazione egiziana non sta avendo quelle, diciamo, un effetto pandemia così forte per il numero della popolazione. E ovviamente in alcuni casi, nei particolari, si sta parlando anche di condizioni di vita sicuramente non ad un livello tipo Europa. Ma devo dire che fortunatamente tutto questo ha limitato sicuramente l'economia del paese, ma non l'ha mutilata. L'economia del paese sta continuando. Devo dire che il governo ha preso delle misure molto importanti per quanto riguarda il sostegno alle imprese che lavorano nel turismo. In questo caso ci sono proprio delle revisioni per quanto riguarda le imposizioni fiscali, ci sono degli aiuti per quanto riguarda le aziende che ovviamente, grazie e purtroppo a causa della pandemia, stanno avendo problemi importanti. Devo dire che comunque il turismo non ha subito un blocco assoluto. Il turismo c'è, Abbiamo un problema di audio, Borchiellini, ho un problema di audio. Non la sento più, mi deve ricontrollare gentilmente il microfono, abbiamo perso un minimo il collegamento. Mi sente? Eccoci, ci stava parlando del turismo, quindi che non ha perso moltissimo del suo volume d'affari, Borchiellini? Perfetto, Borchiellini mi stava parlando del turismo e mi diceva che non ha avuto un eccessivo crollo sul suo volume d'affari? Esattamente. Allora, per quanto riguarda i quattro governatorati che fanno parte del Sinai e del Mar Rosso dalla parte del territorio egiziano, prima di tutto non c'è la richiesta del PCR, del tampone obbligatorio. E tra l'altro ci sono state delle modifiche perché all'inizio il tampone era richiesto un tampone entro le 72 ore dall'arrivo in Egitto, oggi è stato portato a 96 ore per facilitare, diciamo, l'ottenimento del tampone stesso. Viene accettato il tampone anche in lingua italiana, perché ovviamente non sia manomesso o in qualche modo corretto, e devo dire che le operazioni di accesso all'Egitto e di accesso specialmente ai luoghi di villeggiatura e di vacanza per il turismo sono facilitate. Ecco, le chiedo un'altra cosa. Oltre al turismo c'è un altro settore, quello manifatturiero, che sta ovviamente accusando le conseguenze di questa pandemia Covid-19. Le chiedo in che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo egiziano ha affrontato l'emergenza, ma soprattutto come e se ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende. Sì, devo dire che l'Egitto in questo momento è un paese di grandissimo interesse dal punto di vista mondiale. Devo dire che in questo momento non si sta parlando in Egitto di una inflazione che è al 4,5% e sembra che l'inflazione sarà stabile per i prossimi mesi, e di un tasso di interesse che viene praticamente che viene erogato di un 7,5%. E devo dire che le banche comunque, per mantenere l'interesse degli investitori, hanno creato dei fondi che sono veramente molto, ma molto interessanti. Si sta parlando di veniva pagato un tasso di interesse del 15%. Oggi ci sono dei fondi
ovviamente mirati ad aiutare gli investimenti in Egitto, questi hanno la durata di 3 anni e pagano un interesse del 12%. Ecco, le chiedo ovviamente perché, ma ci sono garanzie anche dello Stato? O sono le certo, iniziative solo delle banche? No, queste qui sono iniziative garantite dalla Banca Centrale Egiziana e ovviamente i servizi vengono forniti dalle banche locali, che sono sempre banche appartenenti al settore pubblico, la Banca d'Egitto, la Banca Ali, cioè banche molto ma molto importanti. Perciò devo dire che questo movimento, questa, diciamo, questo alto interesse, che se confrontato agli interessi che vengono pagati in Europa o dalle banche europee, ovviamente dà un vantaggio reale estremamente importante. Il 12% permette veramente di ben gestire i propri investimenti. Questo è vero. E devo dire questo per quanto riguarda le banche. Per quanto riguarda invece il settore pubblico, allora il governo egiziano, prima di tutto, in questo momento ai privati che vogliono accedere all'acquisto di elettrodomestici piuttosto che materiali di consumo in generale, viene garantito degli sconti che variano dal 20 al 30%, ovviamente a supporto dell'industria locale. Poi altre misure che sono state prese per quanto riguarda il sostegno delle aziende che operano nel turismo, perché il turismo di massa reale per quanto riguarda l'Egitto, non so, si parla della piana di Giza, di Luxor, di Aswan, è un turismo che ha avuto una flessione abbastanza importante, mentre, come dicevo, il mare del nord, il Mediterraneo, piuttosto che il Mar Rosso, non hanno subito una vera flessione. Ecco, l'Egitto vede nello sviluppo delle PMI un fattore assolutamente importante per la propria crescita. E in tale contesto l'Italia è vista dall'Egitto come un vero partner di riferimento. I prezzi dell'energia in Egitto, ricordiamo che sono ancora oggi molto competitivi e rendono vantaggioso l'investimento straniero. Al fine di attrarre investimenti e di sviluppare imprenditorialità, le autorità hanno istituito numerose zone franche, zone industriali, zone economiche speciali e anche zone industriali qualificate. Tutte queste sono state istituite per dare agli investitori maggiori incentivi, garanzie ed esenzioni. Le chiedo, Borchiellini, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci sono oggi nel fare impresa in Egitto, quali gli scenari di investimento futuri che si stanno delineando, ma soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Allora, l'Egitto è il partner naturale dell'Italia, anzi vorrei dire l'Italia è il partner naturale dell'Egitto. Prima di tutto c'è un proverbio egiziano che tra l'altro spiega in modo molto simpatico quello che è il rapporto. Beviamo tutti dallo stesso mare, ci bagniamo tutti nello stesso mare. Non dimentichiamo che l'Italia si trova a 3 ore d'aereo dall'Egitto e tra l'altro i collegamenti marittimi, nonostante la pandemia, sono ancora efficienti e facili. Le zone franche oggi garantiscono alle aziende italiane un periodo di detassazione di 10 anni e tra l'altro la possibilità di vendere il 50% della propria produzione nel mercato locale e esportare sempre senza, in un regime di defiscalizzazione completa, esportare il resto della produzione. C'è qualche cosa che è fondamentale che va tenuto in alta considerazione. L'Egitto oggi è diventata la porta dell'Africa. L'Egitto si sta concentrando in maniera molto, ma molto forte su tutti quelli che sono i rapporti con i paesi africani. E tra l'altro, essendo mantenuti nella massima considerazione, perché la capacità produttiva egiziana oggi è di tutto rispetto. Consideriamo che nell'anno scorso praticamente l'export egiziano è aumentato di molto e devo dire che l'efficienza delle aziende egiziane è diventato qualcosa di importante. Non dimentichiamo che in periodo di pandemia l'Egitto è stato uno tra i primi paesi che ha portato a porto all'Italia inviando un aereo carico di mascherine, di disinfettanti e devo dire che su tutto questo l'Egitto ha e sta reagendo in maniera
non presi dal panico, ma in maniera molto, ma molto razionale. Bene, e quando lei parlava prima appunto dell'invio anche di mascherine e altri strumenti di dotazione, qui sappiamo che le nostre camere di commercio italiane nel mondo si sono molto adoperate anche per facilitare questi invii. E parliamo proprio di Camera di Commercio italiana per l'Egitto. Ricordiamo che opera sul territorio egiziano dal 1927, lei è presidente da poco, avete circa 1200 soci appartenenti a vari settori e avete l'obiettivo di promuovere e sviluppare opportunità commerciali ed affari tra Egitto e Italia. Borchiellini, ma in che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia? Ma soprattutto le chiedo se avete imparato qualcosa da quanto è successo. Sicuramente. La lezione è una lezione molto dura, perché la pandemia ha impedito e ha modificato interamente quello che era il nostro approccio al lavoro. In questo momento la Camera di Commercio sta operando, e devo dire che ha sempre operato, in riduzione del personale all'interno della Camera di Commercio. Noi lavoriamo 3 giorni alla settimana, i nostri impiegati, tra l'altro sono 10, 5 di loro lavorano da casa e gli altri sono presenti in ufficio. E questo qui, devo dire, è stata la prima operazione che abbiamo messo in pratica per la salvaguardia del nostro personale e ovviamente per limitare tutti quelli che potevano essere i vari svantaggi. Poi stiamo cambiando, e tra l'altro verrà inaugurato a fine ottobre il nostro sito web. Il nostro sito web non è più un sito web solamente diciamo passivo o consultabile, è diventata una piattaforma digitale. Su questa piattaforma digitale, ovviamente, che abbiamo sviluppato con il nostro studio che collabora con noi, che è Basad.org, abbiamo la possibilità di esporre i prodotti delle nostre aziende, abbiamo la possibilità di far vedere all'Italia quello che l'Egitto propone e di far vedere all'Egitto quello che l'Italia propone. E ovviamente su questo abbiamo un lavoro importante che stiamo facendo come organizzazione di webinar, come organizzazione di fiere, che in Italia stiamo collaborando, per esempio quello che stiamo facendo in questo momento. Stiamo lavorando per quanto riguarda la Ecomondo, che è una delle fiere, diciamo, più importanti. Cioè abbiamo un B2B tra 17 egiziani che stiamo riunendo, che riuniremo dal 3 al 6 di novembre in uno degli alberghi qui in Cairo, in Fairmont. Ovviamente nel rispetto delle distanze sociali ospiteremo queste 17 aziende, e ovviamente che cosa faremo in modo che possano colloquiare direttamente con gli espositori della Fiera Ecomondo. Questa è una delle iniziative che stiamo realizzando e stiamo portando a termine in questi giorni. Poi ovviamente che cosa stiamo facendo? Abbiamo organizzato nella Fiera dell'Artigianato, che sarà a Milano nel mese di dicembre, la partecipazione di aziende egiziane. In questo momento ne abbiamo 4, ovviamente speriamo sempre che la manifestazione abbia luogo, e comunque da parte delle aziende egiziane c'è interesse e c'è anche voglia di partecipare, ovviamente con tutte quelle che sono le restrizioni. Quindi abbiamo parlato di quello che avete fatto in condizioni di emergenza e come avete reagito al blocco legato alla pandemia Covid-19, soprattutto anche alla difficoltà di movimento e di mobilità tra le persone in giro tra i singoli paesi. Ma la Camera di Commercio italiana per l'Egitto, in condizioni normali, offre una serie di servizi a imprenditori e PMI, multinazionali, istituzioni dei due paesi che cercano di sviluppare relazioni economiche sia nuove che esistenti. Le chiedo, la vostra Camera di Commercio, nel dare questa assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Egitto, quali servizi mette in campo? Come accompagnate gli imprenditori italiani che vogliono cogliere appunto queste opportunità di fare impresa nel territorio egiziano? Perfetto. Allora, diciamo, una delle azioni che noi forniamo assistenza alle aziende italiane è praticamente l'ottenimento dei permessi di importazione. Perché in Egitto abbiamo questa organizzazione che si chiama la General Organization
for import and export, che praticamente ogni azienda italiana che vuole esportare in Egitto deve essere regolarmente iscritta, registrata e con una validazione di questi permessi in base annuale. E questo qui è un'assistenza, è un percorso che noi praticamente seguiamo ad assistenza di tutte quelle che sono le nostre aziende. L'altro servizio molto, molto importante che forniamo, abbiamo in questo momento già abbiamo realizzato e informato le aziende italiane delle 72 gare pubbliche che sono state pubblicate in Egitto, e abbiamo un servizio di informazione regolare e continuo, diciamo quotidiano, di informazione a tutte le aziende italiane per le gare ed i tender che vengono praticamente pubblicati in Egitto. Poi ovviamente partecipiamo a molti progetti, in questo momento stiamo partecipando al progetto dell'Union Camere Stay Export, ovviamente dove assistiamo tutte quelle che sono le aziende attraverso la SOCAMPE. Poi webinar. E in questo momento che cosa stiamo facendo? Stiamo organizzando delle schede informative e dei webinar settoriali per quanto riguarda l'ambiente, l'economia solare, tutto quello che sono l'industria legata al legno, al design, all'edilizia e alla costruzione. Come le dicevo, questo è un paese che ha una fortissima attività imprenditoriale in settori, ed ovviamente tutte le aziende italiane che intendono e che vogliono partecipare a queste iniziative vengono da noi assistite sia con un'assistenza in loco e un'assistenza su tutte quelle che possono essere le necessità delle aziende fisiche, sia tutto quello che è la parte di informazione, ottenimento permessi e assistenza verso il settore pubblico e verso tutte quelle che sono le pratiche che, pubbliche che devono essere espletate. Borchiellini, uno dei, diciamo, dei difetti della nostra classe imprenditoriale è quella di pensare alcune volte, questo capita soprattutto per le piccole e medie imprese, che visto che i prodotti che noi riusciamo a realizzare, visto che i servizi che noi diamo, visto che noi siamo i portatori del Made in Italy nel mondo, possiamo andare dovunque in ogni paese e riuscire tranquillamente a fare business. Io chiedo a lei, Borchiellini, esistono delle regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato egiziano deve rispettare per evitare di tornarsene con la coda tra le gambe, quindi per evitare amare sorprese? Allora, è un mercato ovviamente oggi che soffre di una fortissima concorrenza. Io nella mia esperienza ho avuto la possibilità e ho collaborato con importanti aziende italiane in Egitto, e le posso dire che negli anni 80, 90 e 2000 praticamente i prodotti italiani erano coprivano, non dico il 100%, ma coprivano l'80% della necessità del mercato egiziano. Ovviamente la Cina è intervenuta in modo pesantissimo su tutti quelli che sono i settori pratici, e devo dire che ovviamente le nostre aziende, alcune delle nostre aziende, hanno sofferto e soffrono attualmente di questa concorrenza che è difficilmente confrontabile. Però l'Italia ha un grandissimo pregio. Noi abbiamo prodotti in esclusiva e abbiamo anche, diciamo, iniziative molto importanti. Lei all'inizio ha parlato dell'ENI e del giacimento di Zohr, che è uno dei più importanti che è stato scoperto da ENI, e in questo momento è praticamente messo in funzione da ENI stessa. Però c'è stata anche un'altra molto importante iniziativa che è stata intrapresa dal governo egiziano, che è la creazione del forum del gas. L'Egitto ha firmato un accordo nel quale ovviamente l'Italia è partner principale, e devo dire che cosa è stato fatto? L'Egitto diventerà l'hub del gas naturale, spesso LNG o NG, che ovviamente verrà esportato verso l'Europa. Tutto questo crea e dà una potenzialità straordinaria alle aziende che operano in questo settore. E tra l'altro
da non dimenticare in questo momento la mobilità. Si sta pensando nei paesi ricchi ad una mobilità fatta di auto elettriche, ma non dobbiamo mai dimenticare che oggi il gas naturale o l'LPG, il GPL come viene chiamato in Italia, è sicuramente nella trazione un'alternativa meno costosa e sicuramente affrontabile, dato che questo paese, grazie all'Eni, oggi è molto ricco di gas naturale. C'è un settore che si sta importante. Molto bene, Borchiellini. Allora io la ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio virtuale alla scoperta delle opportunità di business per le nostre imprese in Egitto e anche per averci raccontato la reale situazione della pandemia Covid-19 oggi in Egitto. Ringraziamo i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Grazie ancora, Borchiellini. E io la ringrazio per l'opportunità e voglio solamente aggiungere qualche cosa che è facilissimo. Oggi venire in Egitto e venire a fare una vacanza in Egitto è sicuramente ancora una delle possibilità molto facili, perché abbiamo il tropico. In questo momento abbiamo un clima che varia dai 28 ai 30 gradi durante la giornata, dai 24 ai 25 gradi durante la notte, ma è assolutamente, assolutamente straordinario. Devo dire che non tremiamo molto per quanto riguarda il Covid, ma non con incoscienza. Lo facciamo con cognizione di causa, portando la mascherina e facendo tutto quello che è chiesto. Comunque, l'Egitto vi aspetta e siamo qua. Bene, visto che anche in Italia oramai da un paio di settimane siamo sotto un cielo plumbeo, allora penso che in tanti accoglieranno con entusiasmo l'invito ad arrivare, a ritornare sotto il sole, a poter fare qualche ultimo bagno. Grazie ancora Borchiellini, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro con testimoni privilegiati per il Made in Italy nel mondo. Grazie a tutti, a presto. A presto.